È il 2021. Oggi dobbiamo fare... What the fuck? Ignorate i miei capelli, ok? E anche la mia faccia è... Tutto, tutto, tutto. Vi faccio vedere in che condizioni... Oh mio Dio, sono orribile. Vi faccio vedere in che condizioni è la mia camera. Cioè la stanza dove di solito lavoro. Cioè, ok? Oh mio Dio, oggi dobbiamo riprenderci un secondo, dobbiamo prendere in mano la situazione e capire come andare avanti, ok? Quindi la mia prima idea è stata scappare via. No, però seriamente dobbiamo un attimo ricomporci. Quindi secondo me dobbiamo andare al parco, perché andare al parco mi fa sempre sentire molto meglio. E poi sistemeremo questo disagio che c'è qui dentro. Assolutamente dobbiamo sistemarlo. Poi dobbiamo sistemare anche tutto questo, perché non posso vivere in pigiama per sempre con i capelli sporchi. Sì, ho i capelli sporchi. Chi se ne frega se vi fa schifo questa cosa. Andiamo al parco. One pair of pants later. Sembro comunque in pigiama, ma metterò questa giacca gigante, quindi non sembrerò. Magari mi sistemo anche i capelli perché sembro veramente pazza. Sono felicissima perché posso provare sto robo che ho comprato. È tipo, sembra un mascara. Ma serve per togliere i capelli qua. No, funziona veramente. Cioè, non effetto Ariana Grande, però. Oddio. Cioè, sembro comunque una scappata di casa, però almeno un po' più. Possiamo andare. Mi vergogno un sacco di stare con la fotocamera nei luoghi pubblici. Però ora sono letteralmente sola, non c'è nessuno in questo parco. Cioè c'era un tizio prima che correva, ma ormai è lontano. E niente, mi piace un sacco venire al parco. Non lo so perché cammino e ascolto un sacco di musica. Ecco, ascoltare musica è una roba che mi manda a mille. Ieri ho riscoperto Always Alright degli Alabama Shakes, che non ascoltavo tipo dal 2013. E oh mio Dio, sono ossessionata da sta canzone. Cioè, la sto ascoltando in loop. Infatti adesso da quando sono uscita di casa ho solo questa canzone che va a ripetizione. Guardate quanto è bosco. Quella è la stradina che dobbiamo fare. Allora, qua c'è un parco giochi e sono molto tentata di fare questo scivolo, però ho una paura matta di cadere. Io ci provo. Ok, c'è un tizio con un cane. Ok, pessima, pessima idea, perché è tutto ghiacciato. È pieno di ghiaccio e tipo il rischio di scivolare e di farmi veramente molto male. E l'ultima cosa che vorrei questo 2021 è rompermi delle ossa, quindi andiamo oltre. Però peccato, avevo proprio voglia di scivolare. Mannaggia. Questo rappresenta l'abbandono, la solitudine, una vita spezzata. Ecco, una delle mie cose preferite qui al parco è guardare questi qua che fanno cose, cioè le anatre o le papere. Vedete? Sembra stia dormendo o robe del genere. Non so, però è tanto carina. Stiamo per arrivare nel mio posto preferito di tutto il parco. Sono delle panchine messe davanti a un pezzo di fiume. Però è carino perché di fianco ci sono delle cascate.
cascate. Penso sia tutto artificiale, però vabbè. E niente, è bello, è rilassante, mi piace stare qua. Oddio, sta passando un aereo. Non so se si vede. Oh, non vi avevo visti. Non avevo assolutamente messo la fotocamera qui dentro, premuto rec e poi sono uscita. Siamo a casa? Non ho voglia di tutto il mare, c'è un casino nero. Ma dobbiamo farlo assolutamente, yes. Ma prima togliamoci sta roba. Non so nemmeno da dove iniziare a sistemare, penso inizierò dal letto perché wow. Queste sono le condizioni, non buone. Sì, ho i pantaloni rotti. Sorge un problema, perché ho troppi libri e non so dove metterli, quindi penso dovremmo sistemare tutta la libreria. Perché ho questa roba qua, più tutta la collezione di Miss Marvel qui dentro, e la libreria è piena. Cioè, è piena anche di robe inutili, infatti penso toglierò tutta quella roba lì, che sono cose dell'università, di altri libri inutili, cercherò di sistemare tutto, sarà molto difficile. Allora, vorrei che fossero ben in evidenza sia i libri di Twilight, ovviamente, però anche Miss Marvel e tutti i miei libri sul cinema. E poi mi piacciono anche questi qua, della Traversa Specchi. Boh, perché sono molto, molto carini, quindi vorrei che fossero in evidenza, poi vorrei anche questi più grandi, però non so come sistemare tutto. Aiuto! Ci sta. 6.5 hours later. Ok, sono passate delle ore in realtà. Ho finito di sistemare la libreria, più o meno. Cioè, credo di essere arrivata ad una situazione ok. Più o meno la stanza è sistemata, mancano solo alcune cose, ma mi è venuto in mente che vorrei comprare delle piante. Sto diventando anch'io come tipo quei millennial che si riempiono la casa di piante. Non lo so, un po' mi cringe, però allo stesso tempo sento di aver bisogno di piante in questa camera. Di solito le piante danno gioia. Ma come cavolo sono messa? Sì, ecco, sento il bisogno di prendere delle piante. Danno più aria alla stanza. Cioè, non aria nel senso di aria vera. Ma, boh, non lo so, magari l'arredamento. Come cavolo, ma perché? Non lo so, nella mia mente era una buona idea questa cosa delle piante. In più c'erano le offerte al supermercato sulle piante. Quindi, cioè, insomma, secondo me è una buona idea. Quindi adesso usciamo di nuovo e andiamo al supermercato a comprare le piante. Ok. Incredibile. The following day.
Sì, ieri alla fine mi sono distratta, ho iniziato a leggere Eclipse e sono entrata in un buco nero e non ne sono più uscita. Ma oggi cercheremo di migliorare e riusciremo a rimetterci in piedi così poi da essere sul pezzo per questo nuovo anno. Quindi obiettivi di oggi, sistemare la camera, cioè finire di sistemare completamente la camera. Sistemare me stessa, perché mi sono lavata i capelli, ma comunque c'è del lavoro da fare. E poi lavorare, sì, che sarà la prima cosa che farò. Perché sì, perché dobbiamo farlo. Quindi mettiamoci a lavorare adesso, così finiamo in fretta e dai, e dai. Ok, ho lavorato un'oretta circa. Questo di sottofondo è Gianfranco, l'aspirapolvere. Non lo sopporto. È tipo super antipatico, si mette sempre in mezzo quando devo fare cose. Oddio, devo ricordarmi di guardare qua e non lì sopra, perché sennò sembra tipo che stia guardando l'orizzonte. È arrivato il momento di rifarci la faccia, che è anche la mia parte preferita della giornata, perché mi rilassa tantissimo, quindi metteremo musica bellissima. Pensavo a dei pezzi un po' vecchi, ovviamente, tipo Avril Lavigne, e anche qualcosa secondo me tipo 2012-2013. Perché ormai sono in quel vibe lì. Bene, andiamo a truccarci. Several song-filled hours later. Sì, cioè, non mi sono truccata chissà quanto, però ho l'illuminante di Fenty, quindi mi sento tipo super glitterosa power. Forse è il caso che io mi tolga sto pigiama. E a questo proposito, allora, io ho un po' un problema con i vestiti, nel senso che non mi piace comprarli, però ho una passione sfrenata per i vestiti da uomo. Sono sempre più carini, più comodi, ovviamente perché sono enormi. E mi piacciono molto anche i vestiti vintage, cioè mi piace comprarli tipo quando vivevo a Bologna alla Montagnola. Se vivete a Bologna, andate alla Montagnola, è sempre pieno di roba super figa. Però quando non ho accesso a questo tipo di cose, soprattutto in questo periodo, perché sapete, no? In giro per le città c'è Voldemort, faccio rifornimento rubando vestiti a persone che conosco, ok? Quindi tutti questi vestiti che vedete non sono miei, io me ne sono semplicemente appropriata frugando negli armadi. Non fate questa cosa con persone che non conoscete bene, ok? Quindi non lo so, mi sa che vi faccio vedere le robe che ho preso. Cioè che ho rubato, fondamentalmente. Quindi facciamo un haul, che probabilmente non ho mai fatto in questo canale. Let's go. Allora, questo è l'outfit per quando mi senti artista. Se poi avete anche una shopper di tela, c'è subito. Ho il mio negozio su Etsy. Questa è la maglietta che ho preso. Ha la notte stellata di Van Gogh sopra, una copia un po' strana. Poi vabbè, ovviamente abbinata con queste scarpe non so quanto sia il top. Non lo so, secondo me sono super artista che vende cose su Etsy ed è un po' hipster. Almeno questo era il vibe che stavo cercando. Questo invece è l'outfit. Ho guardato troppi episodi di Friends e adesso mi vesto come se fossi negli anni 90. I giochi di classe secondo me sono ovviamente le scarpe bianche a caso. Matilda! La borsa così, proprio anni 90. E i capelli raccolti con tipo una molletta. Il dettaglio però è questo. Era una maglietta souvenir presa appunto sui Pirenei francesi ed è carinissima perché è tutta ricamata e qui c'è questo alberello, non lo so, l'alberello mi ha gasato tantissimo, ho detto rubo mia. Tutto insieme mi fa un sacco Friends. Mi sento un po' Monica Geller. Mati. Ok. Questo è un altro outfit Friends. Se volete anche un po' tipo quegli outfit che si mettono le modelle quando escono di casa, che sembra che tipo siano uscite così tutte tranquille, in realtà ci hanno messo tipo 4 ore a prepararsi. Ecco, questo secondo me è quel tipo di outfit. In questo caso ho rubato una semplice maglietta nera con
con lo scolla V. Sono le mie preferite queste, soprattutto quelle da uomo perché hanno le maniche un po' più lunghe. E poi lo scolla V è carino se avete tipo da metterci delle collanine cute. Sono leggere, sono comode per l'estate, top, anche se siamo in inverno. E dato che siamo in inverno, maglioncino, che cambia tutto. Questa è la versione invernale, con il maglioncino che ha tipo questi bottoncini che arrivano fino a qua, però lasciarli aperti secondo me è più carino, perché la nostra danno più struttura. Sempre la solita borsa. Ovviamente non con queste scarpe, cioè io metterei magari delle stringate o tipo le Dr. Martens, se ce le avete, io non ce l'ho. Le mie stringate si sono rotte, quindi evito. Però ecco, anche con queste ci sta. Morite di freddo, ma non importa. Ok, questo è decisamente uno dei miei preferiti. A parte che mi sento super in imbarazzo ad avere la gonna così, senza calze, ed è tipo gennaio, ma va bene. In questo caso il pezzo rubato è questa giacca. È tipo, cioè no, penso sia una camicia di jeans, però tipo io la uso come giacca. È tipo con un top, è una gonna di pelle e dei tacchi, non troppo alti perché sennò cadiamo. È un outfit super carino, me lo vedo bene tipo in primavera. E poi il total black fa subito eleganza senza troppi sforzi. Yeah. Ok, lo so, questo è tanta roba tutto insieme, è un po' strano, però credo sia il mio preferito. Forse perché c'è il cappello. Mi piace un sacco. Qui ovviamente il pezzo rubato è questa giacca bellissima. È una giacca della Diesel e vintage. È stata presa dalla Montagnola Bologna. È enorme ovviamente. Ha il colletto penso di pelle un po' più chiaro. È di questo verde smeraldo. Da subito quel tocco un po' colorato all'outfit. Ditemi se è troppo strano. Può essere anche adattato all'inverno. Perché se mettete il maglione sotto, delle calze un po' pesanti e magari degli stivaletti... bellissimo. Cioè la giacca fa tutto secondo me. Niente, vado a sistemare il bordello che ho fatto perché ho lanciato i vestiti in giro. Yeah. E alla fine ho optato per il maglioncino come outfit of the day. E niente, adesso stavo pensando che dato che mia madre mi ha spedito dei carciofi, facciamo il risotto ai carciofi, che ovviamente non so fare, ma già lo zafferano ci dirà come fare. Matilda! Non so, stavo pensando che potremmo appunto fare questa cosa perché cucinare mi rilassa. Matilda! Lei è lì perché sa che ha fatto qualcosa di sbagliato. Temeno, temeno. Il risotto era buono, nonostante io abbia inventato le robe perché ho usato il riso basmati al posto del riso normale perché non avevo il riso normale, poi ho messo la cipolla al posto dello scalogno, poi ho invertito delle robe, ma vabbè, ok. È che io improvviso sempre con le ricette perché puntualmente o non ho gli ingredienti oppure non ho voglia di seguire tipo passo passo le cose, però comunque è uscito bene. Mi sono arrivate delle cose nel frattempo, ve le faccio vedere. Ho ordinato ste cose, che sono dei pezzi di pellicola, di film. Voi non vedete niente adesso perché vanno visti contro luce. Comunque, l'ho preso da un negozio su Etsy che si chiama Filma Libri, lo trovate anche su Instagram. E fa tutte ste robe, sono troppo belle. Ora vi faccio vedere quali ho preso. Una non vi stupirà. Ok, la prima è questa ed è di Romeo plus Juliet. È questa scena qui. Speravo in una scena più cute, però vabbè, è bellissimo lo stesso. Qua c'è DiCaprio che urla ed è brutto. E poi il mio grande amore, Twilight. Tra l'altro questa scena in particolare, raga, cioè che sto male. Forse qua si vede un po' meglio. No, vabbè, insomma, è un po' complicato farlo vedere in camera. Comunque è questa. E tra l'altro la sto usando per leggere Eclipse, quindi tipo mi sento super felice, wow. Poi mi è arrivato un pacco da Colvin, che sapevo mi stava arrivando, e infatti è uno dei motivi per cui ho preso anche delle altre piantine per la camera, perché sapevo che mi stava arrivando lui. Aia! Lui è Flavio. Allora, Flavio sarebbe una
Sansevieria. Non lo so, non so dire i nomi delle piante. Però è carino, è molto carino. Come sapete, sul sito di Colvin ci sono piante d'appartamento tipo Flavio, ma anche bouquet di fiori. Vi arriva tutto in 24 ore, sono super veloci. E se utilizzate il codice sconto Juliol, che ci tengo sempre a precisare, non ho scelto io perché, come sapete, ogni volta che c'è da scegliere il codice sconto devo scegliere delle cose stupide, però vabbè. Codice sconto Juliol per avere il 15% di sconto su Flavio o su altre piante o bouquet da mettervi in casa. Non lo so, è un modo carino secondo me per arredare la casa. Poi, non lo so, a me rilassa molto prendermi cura delle piante anche se non sono molto brava. Però fortunatamente Colvin vi dà tutte le indicazioni del caso su come non farle morire, insomma. E quindi adesso dobbiamo trovare una sistemazione per Flavio. Così vi faccio vedere anche come ho sistemato le piante l'altro giorno, perché vi ho solo fatto vedere, mi sa, quella che ho messo vicino alla scrivania. Prima magari pulisco sto bordello. Flavio, sei qui da 3 secondi e stai già facendo un casino, ma te pare, te pare? Sono un po' indecisa, cioè Flavio per adesso l'ho messo qua, però non lo so. Non so se spostarlo lì dove c'è quella pianta, spostare quella qua. Non so, però comunque sì, per adesso Flavio qua. Qui c'è l'altra piantina che ho preso. Qui ho messo i fiori, molto carini. E siccome non ci stavano tutti qui dentro, ne ho preso uno e l'ho messo qua, da solo, dentro questo coso. Fa un po' basic white bitch, però ci sta, ci sta. È un po' aesthetic. Tra l'altro oggi c'è un sole assurdo, quindi ho tolto la tenda in modo che l'arcobaleno entri. E niente, quindi grazie mille. Oh, l'arcobaleno in faccia! Che cosa carina! Comunque, mi ricompongo. Niente, grazie mille per la compagnia. Avevo bisogno di riprendermi un secondo. Più che altro perché con la scusa di dover fare il video mi sono messa a fare un sacco di cose che stavo rimandando da tempo e che non avevo voglia di fare e che mi facevano restare a letto senza voglia di alzarmi e fare nulla. Insomma, spero che guardare questo video vi possa far compagnia, come l'ha fatta a me girarlo. So che è un video diverso dal solito, sicuramente torneremo a parlare di cinema ad un certo punto, però ecco, per il momento va così. E nulla, niente, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito nell'info box trovate tutte le indicazioni del caso per i miei social, tutti i vari codici sconto, le mie playlist di Spotify, mi raccomando, sono importanti. E niente, grazie mille ancora e ci vediamo. Non so quando, prossimamente però. Ciao!